Signori! Ma che fai, mi citi Atrix così? No. Bentornati sul nostro tavolo da gioco, oggi con una partita a Keyforge. Era meglio quella di Atrix. Lo so. Scegli il mazzo, dai. Una partita avventa lui, Vediamo. una partita avventa io. Qua vi lascio i link delle due partite che abbiamo fatto. E adesso ci facciamo la bella, la famosa Ok, bella. quindi qua c'è un premio in palio. No, niente, Ok. assolutamente Senti, io mazzo nero, visto come al solito niente. più vicino, Vuoi prendo questo, si abbina alla maglietta, quello? quindi va Ok. bene. Tu hai Remo Jerez, macellaio di tacco nudo. Ok, famoso tacco nudo che Tacco sta nudo. vicino Orvieto. Esatto. E per informazioni giocherai con Brobnar, Marte e Umbre. Ok, tu c'hai Valkyria, spada Thorsen, Brobnar, Logos e Ombre. Quindi tutti e due con Umbre. Vediamo. Cazzo, non è Attenzione, previsto. questa partita è senza trucco olio di palma e trucco della civetta. Cazzo. E determiniamo il primo giocatore. Dalla carta più alta. Tu hai un 303. 314. Madonna, inizio Inizi tu. io. Maledizione. È quasi uno svantaggio, sinceramente. Ok. Mi metto sempre in difficoltà a iniziare a Keyforge, non so 2. perché. Allora, Vai. Brobnar. Giocato, fatto, finito. Cacciatore di teste, secco, Sì, in gioco. mettevo pronto, tocca a me. Io dichiaro Marte, quindi metto il cannone qua. Il fucile Xilox e altro cannone. Ma io ce la faccio tutti questi cannoni. Ma va bene così. Madonna, ma tu parti subito aggressivo. Scusami, cannoni. A te. Madonna mia. Ridichiaro Brobnar, direi. Ok. Quindi lo utilizzo per fare combattimento e ottengo un Ember. Ti attacco con Questa questa. creatura muore. Esatto, io mi faccio 3 danni. Gioco ombre. Allora, faccio sussurri implacabili. Intanto prendo un Ember perché lo dice la carta. Poi faccio 2 danni a questa Che che muore. muore. Se muore così, ti rubo uno. E quindi questo è mio. Dopodiché, gioco il maglio. Maglio che ti sta tanto Eh simpatico. sì. E dopo gioco ultimo incarico, che è pura 2. le creature ombre, non ce ne sono, ma guadagno un Ma neanche un Ember. con Ember, sempre non male. Allora, io farò una giocata a specchio. Dici? Ombre. Vai. Ultimo incarico. Ok, e prendi Nembro. Nembro. Un Ember. Nembro, Nembro. Carro del fantasma. E stop. Io dichiaro Marte. Azione. Ciak, azione. Con questa ti faccio vedere 2 carte, ti faccio 2 danni su questa. Che muore. Gioco questo e ci metto la miglioria. Che Ok, mi dà backup subito. della biomatrice. Sì. Stappo tutto, rimetto tutto in maniera pronta. Pesco 2 carte e tocca a te. Allora, io gioco Logos. Artefatto. Giochiamo sti Logos. Exploiter di anomalie. Destr, che appena entra in gioco cattura un Ember. Lo passi gentilmente. Cattura, non ruba. Allora io gioco ombre. Quindi ti faccio scartare innanzitutto una carta dalla mano. Questa. Ai, bene. Arma, vabbè. Poco male. Già fatto possente. Il signor Dodger. Ok. Che non fa niente. Cioè se fa un combattimento turbo. E poi 5, ammazza, c'è 5 attacco scarica quasi, no? nervina. Rubo uno, se lo faccio, cosa che ho appena fatto. Infliggo 2 danni a una creatura. Questa. Dai. Logos. Allora, attacchiamo questo. Mi fai 3 danni. Ma tu te ne fai 5. Io muoio. Eh sì. Ti ridò pure questo in cambio. Si sta prendendo. Guarda, non ti rimetto perché poi attivo questo e distrugge la creatura danneggiata. Quindi? Niente, Ah, non niente. dovevi segnare niente. Questo muore, ma è come distrutto, mette destra e in cima al tuo mazzo. Dopodiché gioco questo drone pipistrello che ha schermaglia, combattimento ruba 1. Brobnar, e gioco questo artefatto che mi dà un Ember, gioco pure quest'altro artefatto. Sei bello carico d'artefatti, eh? Mazza, ce ne hai parecchi. 5. E quest'artefatto mi ritengo, perfetto, quindi sto così e Va passo. bene. Allora io dichiaro Logos e rientra a destra che mi Che cattura. strano. Dai, che mi cattura un Ember. Ok, questa. No, Attacca. no, attacca. Raccoglie? Raccoglie. Perché l'ha attaccato? Moriva. No, c'ho schermaglia. Ah.
E prendi comunque un... cosa vuoi? Sì, fammelo fare, dai. No. Dai, 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 fammelo fare. No, torniamo indietro. No, vabbè, no. L'ha vista l'ufficialità della partita. Allora, scusami. Vabbè, datti una mano, però. Allora, senti. Facciamo così. Aziono un bel cannone. Mm-hmm. Faccio due danni al drone. Aziono un altro cannone. Belli cannoni. Faccio due danni a questo. Gioco il signor Smith. Questa la scarto. John Smith. Ok. Faccio raccolto. Ok. E mi cecchi quindi, Cecco. Va bene. Ma che cazzo stai a dire? Ma sto mazzo è fatto male, fatto malissimo. Mo vedi. Il tuo? Cioè tu non hai capito. Ma è grafichissimo, mi spezzavi, vincevi. Io quando? Cioè tu non hai capito quante copie ci stanno di una singola carta. Logos, sì, perché è più veloce. Logos, sì. Perfetto. Azione. Il tuo avversario non può giocare carta azione nel suo prossimo turno. Ok. Che tu sei spaventatissimo questa cosa, vero? Cifrone. Dopodiché... catturiamo. Facciamo del raccolto. Raccolto. Del raccolto. Ok. E sto. Stai? Uh-huh. Tocca a me quindi. Dichiaro Marte. Non avevo dubbi. Attivo un cannone. Ti faccio vedere due carte. E che fai? Due danni? Due danni a quello. Ok, che se ne va. Okay. E ti ridà il tuo prezzo. Pare che tu stai... Poi gioco un altro cannone. Foraggia io adesso. Ok. E metto un backup della biomatrice qua sotto. Ok, a intanto per... Ti dà pure un Ember. Ok. Poi gioco questo come raccolto. E faccio un altro Ember. Gioco Smith come raccolto. E prendo un altro Ember. Ma visto che ho giocato la subita raccolto, ripristino una creatura Marte non agente. Questo non è un agente, è un marziano soldato. Quindi lo ripristino e rifaccio un'altra volta il raccolto. Quanto sto? 1, 2, 3, 4, 5. Sacrifico questo artefatto Brobnar perché ha Ommi. E prendo, ti rubo due Ember. E cecchi! Cioè, dovevo chiudere subito questa partita. No, la voglio chiudere subito, però. Cioè, c'è proprio fretta. Devi... Posso forgiare un'altra chiave? Fammi forgiare. Ombre! Va bene. Onda benefica che conosci ben bene. Figge due danni a tutte le creature. Quindi questo e pure l'altro muore. Però c'è il backup a biomatrice, però leggi un attimo. Backup della biomatrice. Questa creatura ottiene distrutto. Puoi mettere questa creatura negli archivi del Puoi. E li metterò. E metti. Poi ci giochiamo tanto mano spettrale, ma non c'hai un grande due Ember. No, di ladro. E un artefatto. Ufficio doganale. Devi pagarmi un Ember per giocare un artefatto. Magari se vuoi giocare un altro cannone, stavo solo. Sì, lo devi giocare prima, però. Quindi. È arrivato adesso. Facciamo una chiave. Seconda chiave per me, Marte. Perché non ti tirare Marte? Quindi dall'archivio prendo le due carte. Artiglio scompiglio che ti piace tanto. Aspetta, c'è una creatura? Sì. Quindi prima ti faccio vedere tre carte. Ti faccio tre danni con un cannone. Porca puttana, sti cannoni. No, ma ce ne hai tre, ce n'hai. Tre danni addirittura che fai? Sì. Che mi fai di artiglio scompiglio? Tutti gli altri giochi. È classico. Ok, quindi lui muore. Sta cosa che farmi... con il backup è terribile. Pure due terribile. Me ne potevi far vedere. Artiglio scompiglio. Ok. Smith. Sì. E chissà chi scenderà. È Plutone. Sì. Sarebbe da giocare dopo. Okay. Quindi. Tocca. Finito questi cannoni? Sì. Innanzitutto sono distrutti. Oggi puntata Bob Marley, attenzione. Più cannoni qua. Brobnar, devo dire. Dai. Devo dire che gioco. Mi spacchi Brobnar. Tutto, mi spacchi. Allora, sputa fuoco. Precombattimento infligge un danno a ogni creatura nemica. Carina questa. Ho detto cazzi. Poi ci abbiamo un artefatto. Il guanto del comando. Ripristina una creatura amica e combatti con essa. Capo tribù Gengar, che conosci bene. Mio. Puoi ripristinare una creatura vicina e combattere con essa. Ok. Ah, facciamo combatte. Però c'è il precombattimento. Precombattimento, infligge danno a ogni creatura nemica. E già sta cosa non è che mi sta benissimo. Non lo so. Dopodiché di che attacca. Bene. Dopodiché la facciamo attaccare. Questa era pericolosa, se non sbaglio. Illusione. No, vabbè, però mi sta antipatica, facciamo così. Quindi tu mi fai un danno solo perché uno di armatura. Canto di guerra di gioco. Che fa? Per essere tu non ottieni un Ember ogni volta che la tua amica combatte. Che se la giocavo prima la sa che era meglio. Vabbè, ti sei perso un Ember per strada. Non è vabbè, ma non mi serve, io sono preciso, non voglio strafare. Poi vi gioco collera che mi dà un Ember e vado
6. Precombattimento ti infligge un altro danno a tutte. Quindi Smith muore. Muore. Signor Smith questa volta ci lascia. E questo se ne prende uno. E questa ti attacca questa qui. Ok. Gioco ombre. Fammi scartare una carta, va. Vediamo se prendiamo proprio quella che hai detto mazza potente. Ce l'ho due copie. Proprio quella, bravo. Pugno. Poi giochiamo Umbra. Ah, ok. Giochiamo Simulacro dell'Ombra. E giochiamo Bad Penny. La peculiarità è questa: quando viene distrutta, ma riprende in mano. Ok, sì, Simulacro protegge gli altri. E questo c'ha schermaglia e combattimento. Benissimo. Io ho finito così. Ok, io forgio la mia prima chiave. Allora, diciamo ombre, va. Ok. Buio in sala, rimetti due creature nemiche nella mano del suo proprietario. Io prima di tutto prendo un Ember, sì. Questa cosa. Ci rimettiamo questo. Sì. E Umbra. Senti una cosa, poi c'ho deposito nascosto che mi dà un Ember. Archivio una carta. La prendiamo e metti in archivio. Perfetto. E ho terminato il mio turno. Che cosa potrei fare? Io dichiaro Marte. Quindi i cannoni si attivano? Porca puttana. Cannoneggi? Cannoneggio una cifra. Azione. Faccio due danni a questo. Altri due. È sempre il stesso. E altri due. Sì. Più mio. Cioè quello è male. Mannaggia a te, mannaggia. Ok, questi li ho giocati. Poi gioco il tuo amico Smith e gioco pure un... Alvere di cristallo, che con un'azione che per il resto del turno guadagni un Ember per ogni volta che una creatura raccoglie. Accessa la biblioteca. Per il resto del turno, ogni volta che giochi un'altra carta, peschi una carta. Ok. Mi gioco lo squalo necrotico. Ancora? È lui. Quindi pesco una carta. Questa abilità di gioco, cioè distruggi una creatura o artefatto nemica e una creatura o artefatto amica. Ok. Dopodiché scarta una carta da cima del tuo mazzo, se quella carta se è una logo, carta, la logo si ripete. Ok, lunga ma chiara. Quindi distruggiamo o una creatura o un artefatto. Distruggerti tutti quei cannoni non ha senso, però questa a me mi sta proprio antipatica. E la eliminiamo. La eliminiamo. E io mi distruggo, distruggiamo l'ufficio governale. Ok. Dopodiché... Fai il check e vediamo se c'è un logo. Goss. Sì. Ok, quindi finisce. Già, giusto? Sì, perfetto. Oh, però avevo già pescato. Io poi adesso gioco questa alterazione di fase, che è un'azione. Puoi giocare una carta non logos in questo turno. Intanto pesco. Pugno, che mi dà un Ember. Pugno! Tre danni alla creatura. Bello, mi ricorda. Questo, via. Mannaggia, via. Però non mi fai giocare si smetta. Carina, sta combo carina. Bella, non è che ho fatto niente di che, però. Sì, io gioco ombre. Gioco la signora Umbra delle ombre. E gioco volevo giocare al contrario. Gioco il simulacro dell'ombra e gioco la signora Umbra. Va bene. Con questa faccio raccolto. Sì. E quindi prendo un'ambra e la butto a terra. Ma ne abbiamo prendo un'abbondanza, un'altra ambra. Vai. Allora, non facciamo so così. Cosa giocare. Io possibile. Dichiarerò ombre. Uh-huh. Magda il topo. Ruba due ombre quando entra nel gioco. Dette d'argento mentre è un gioco pronto. Perfetto. Troppo da proteggere. Non ti rubo niente, ma mi prendo un Ember. Ok. E faccio cattura. Faccio raccolto, scusami, raccolto. E ho terminato. Faccio vedere la mano. Si può alzare il mazzo. Faccio vedere la mano ai giocatori. Così, giusto che. Io non so quale fazione giocare. Ora ci penso un attimo, Ok, alzami il mazzo mentre pensi, dai. Alzami il mazzo. È un attimo bisogna che diventa ok. Allora senti, però devo capire la sequenza. Ti anticipo che giocherò Brobnar, che era un po' che non giocavo. Ok, no? quindi immagino una... quale mano avrei fatto. Aspetta, rivelato la faccio pubblico. Vedere per te, tanto ok, però devo capire bene la sequenza. Gioco il forziere da guerra. Uh-huh. Tappato, non ti devo dare più un Ember, comunque non ce l'avrei. No. Poi gioco come azione saccheggiatore di corpi. Per il resto del turno ottieni un'ambra. Questa era una strada. Per ogni creatura. Oddio, che fai? Per ogni creatura nemica distrutta. Ah, vabbè. Quindi niente. Sfida del campione. Ok, un'altra azione. Distruggo ogni creatura nemica, tranne quella più forte. Cioè questa. Rimane questa. Ok. Queste due vengono distrutte. E io guadagno
2 Ember. 2 Ember. Ommi, sacrifico questo artefatto. Rubi? No, vi faccio 4 danni a questa. Quindi il tuo avversario ruba 2. Natavi questa? No. E quando me la dici? Non te l'avevo detta. No, fame. No, non mi ho finito. C'ho tutta la mano. C'ho tutta la mano, Brobnar. Gioco questa. Ottieni un Ember. Combattimento però, eh. Tu schiaccia tutto. Questo è Ralph. Il signor Ralph, quando entra in gioco, il tuo avversario perde un Ember. Lo perde certo. così. A prescindere. Niente, volevo pareggiare, niente. E poi gioco il troll. Ogni volta che fa raccolto lo sicuro di 3. Dai, rispondiamo con Brobnar. Dai, Brobnar batte Brobnar. Vediamo, io pronto. Sembra quasi un sceglilingua, ma... Tremito, stordisce una creatura e ogni suo vicino. Ma questa è cattivissima. Questa è bella cattiva. Il guanto del comando, che giustamente questi mazzi sono ricchi di copie. E poi Crump. Che fa Crump? La creatura nemica è stata distrutta combattendo con Crump e il suo controllo perde un Ember. Ok. E allora, siccome ho dichiarato questo, ripristino la creatura amica, quindi attivo l'altra copia che avevo. Tu assorbi con il simulacro d'ombra? Sì. Ai vicini però? Sì. Quindi siete attacco, lo schiaccia tutto? No. Giusto? Esatto. E facciamo così. Quindi tu mi fai 5 danni e siccome sta distrutta, tu perdi un Ember. Chiaro ombre. E gioco questo tappato, esausto. Infliggo 4 danni e 2 di propagazione. Ok, te lo sei già preso l'Ember? No, adesso lo prendo. Quindi questa muore, eh? Sì. Questa entra in gioco pronta. Ma vuoi prendere pure la mia board? No, per caso? Prendo. E faccio raccolto e questo gli leva il segnalino di stordimento. Quindi faccio 3 Ember. E che faccio? E che fai? Oi boh. Che vuoi fare? Guarda come sono bello apparecchiato. Ti vedo. Tu hai cercato, quindi vinci se non ti rubo qualcosa. La partita è stata vinta da questi cannoni madri. Ma hai distrutto tutto, quello è potente stato. Porca troia. Ma io mi sa. Ventate una giocata di quelle pazzesche. Di quelle mie? Di quelle che ribaltano la partita? Quelle cui 200. Ok. Logos. Quindi l'ho capito dalla carta che gioca. Giustamente. Non puoi giocare carte azione con un Ember, attenzione. No? Chi non può giocare carte azione? Tu. Io, va bene. E va bene. E se non ti bastasse ancora un'altra te ne gioco. Quindi non posso giocare due volte. Due volte carte azione. Perché se non ti bastasse. Ok. Viene impedito doppiamente. E io sono arrivato ben a 6 Ember, posso cercare. Sì. Comincia a tenere. Rischio di ape, quindi. Stiamo. Un'altra azione la gioco io, perché tu non le giochi, io le gioco. Puoi giocare una carta. Questo è un rispetto. Puoi giocare una carta non Logos in questo turno. Ok. Ovvio, capito? Allora. E già la preparazione mi sembra abbastanza promettente. Sì, perché io gioco tutta la mano. Ti gioco. E questa è la carta che gioco non Logos. Che mi dà un altro Ember. Ok. Archivio una carta. Mi archivio questa. E per ultimo. Perché io quando finisco la mano mi gioco lo scrigno di Spengler. Perfetto, hai giocato tutta la mano pure tu, hai visto? Sì, sono stato bravo. E quindi questo però non ti aiuta? No, perché nel senso io forgo cieco, comunque. Ma tu forgi e okay. Io perdo. Vabbè, e con questa finiamo 2-1 le partite che abbiamo giocato fino adesso, quindi sto in vantaggio, ti devi rifare. Sì, mi riparò direttamente con l'espansione. Comunque, se volete commentare sotto il video, noi saremo ben lieti di rispondervi subito per qualsiasi dubbio avete ancora su KeyForge. Perché sicuramente qualcosa l'abbiamo sbagliata, se ci mettete una dritta vostra forse è meglio, miglioreremo. E quindi mettete like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se vi piace il gioco da tavolo e KeyForge, attivate la campanella così non vi perderete neanche un video di quelli che faremo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.